Scheherazade, la narrazione nella narrazione, è la prima forma di romanzo poi applicata alle arti. L'omaggio del balletto del Sud all'antica piazza Umberto I, cuore del comune di Minervino, uno dei borghi più suggestivi del Salento. Teatro per le mille e una notte, secondo Freddy Franzutti. In scena, nel ruolo della regina degli abissi, Luciana Savignano. La incontriamo nel suo camerino, allestito in una dimora storica delle vie del centro storico, dove prima dello spettacolo ha preso vita il percorso alla riscoperta della mappa architettonica. Scheherazade è una favola che mi intriga molto, perché è affascinante questa musica così seduttiva. Poi è un ruolo che credo mi si addica, vuoi per i miei dati somatici. Un altro dato molto positivo è il fatto che io adoro il Salento. Ogni volta che vengo trovo che sia una terra molto accogliente, molto bella, molto ospitale. Ho degli amici carissimi. E non da ultimo, non avevo mai lavorato con Freddy Franzutti e quindi è stata un'occasione da prendere al volo. Aveva mai sentito il nome di questo piccolo borgo, Minervino, conosciuto per le sue pietre antiche e preistoriche? No, purtroppo no. E quindi vede che anche questa è stata un'occasione per scoprire qualcosa di nuovo, qualcosa di bello. E ne avrò ancora tanto da scoprire, perché per esempio non ha mai visto Otranto. Solo che sarà per la prossima volta, spero. La 14ª edizione del progetto Itinerario Danza è un percorso con la danza tra le più suggestive piazze salentine, progetto che ha come obiettivo principale quello di concorrere alla riscoperta degli scorci di Puglia. Piacere e soprattutto un orgoglio proprio aver portato a termine questa operazione, cioè riuscire a far convivere il borgo antico di questo paesino bellissimo con uno spettacolo di balletto formale impreziosito da questa star eccezionale. Sono veramente, diciamo, orgoglioso perché sulla carta già è un progetto che è interessante. Questo è, diciamo, il format che poi ha adottato anche volendo Boccaccio per il suo, o che Shakespeare più volte anche nella sua. Un personaggio che narra una storia, lo stesso personaggio narrato diventa protagonista di un'altra storia. E così magicamente annodate e legate tra loro, la bella Scheherazade riesce a rinviare la sua condanna, affascinando appunto il sultano con frasi e favole meravigliose, quasi avvinghiate tra loro. Io ne ho fatto anche una trascrizione, perché in questa sera sono nel duplice ruolo di coreografo e anche autore, perché ho trascritto una mia versione dei testi di Scheherazade che fanno appunto da insert tra i diversi quadri della musica. Luciana Savignano è un'artista straordinaria, non solo per le sue, diciamo, peculiarità espressive, ma anche per il percorso che ha fatto, che l'ha portata appunto a divenire una delle più grandi manie del mondo, e quindi una collaborazione con questa grande artista fa sì che ogni momento sia quasi proprio una fonte di grandissima esperienza per il coreografo, perché vede che i propri passi poi vengono rielaborati e rimanipolati non solo da una grande danzatrice, ma da tutti i coreografi che hanno lavorato prima con lei. Ma è un progetto che appunto complessivamente punta alla riscoperta e valorizzazione dei centri storici del Salento e alla diffusione della cultura formale. Quindi cerchiamo di portare l'attenzione del pubblico turistico locale sulle bellezze architettoniche e su quello che l'arte coeva appunto delle bellezze architettoniche. Quindi musica e coreografia sono quasi sempre in attinenza con scenografia naturale. Con grande soddisfazione che questa sera accogliamo questa splendida artista. Luciana Savignano rappresenta nel mondo l'Italia che danza, che è la Scala di Milano, quindi il tempio della danza. E noi nel nostro piccolo stiamo trasformando Piazza Umberto I in una piccola Scala di Milano, e questo non può che farci piacere e onorarci della presenza appunto di una artista così grande e così celebre. Il nostro obiettivo è quello lì appunto di cercare di salvare Minervino dall'anonimato, se vogliamo, e in questo modo stiamo cercando di portare all'attenzione del mondo Minervino.